distante che io, ne faccio anche entro 2 ore. Consigliere Latte. Ok, grazie. Allora, intanto, io sono Antonio La Terza del Movimento 5 Stelle, per cui questa iniziativa ci vede ultra contenti perché era partita da una proposta del nostro consigliere comunale Mattia Calise di destinare almeno timidamente 1 milione al bilancio partecipativo. Ed ne sono arrivati 9, ovviamente siamo contentissimi, però è ovvio che quello è soltanto l'inizio perché, come si legge, no, una frase che leggo sul profilo di Facebook di qualcuno è: la strada per l'inferno è lastricata di buone intenzioni, no? Per cui è facile sbagliare, iniziando in una direzione presumibilmente giusta. E quindi, ad esempio, una delle osservazioni che mi sembra di accogliere, che anche il presidente dell'associazione Virtus Civitas faceva, era la questione: se ci sono già delle delibere, dovremmo anche tener presente di quanto poi è, tra l'altro è arrivato anche dai cittadini, no? Per cui sono da mettere in conto. Però prima volevo fare una critica, e questa è forte perché dimostra la contraddizione di quella che è la partecipazione. In pratica noi stiamo vedendo, lei qui questa sera e la, credo la, non so, la società o la cooperativa o l'associazione che si è aggiudicato l'appalto per implementarlo, a parlare di bilancio partecipativo, che è qualcosa che le zone dovrebbero mettere in atto, però è questa la prima sera che il Consiglio di Zona 9 ne sente parlare, ed è un po' una contraddizione in termini. Perché doveva essere anche il Consiglio di Zona 9 a prenderlo in carico nella sua attuazione. Vedendo poi i tempi che dice, di cui diciamo il progetto, certamente il progetto è complesso e sappiamo benissimo che far partecipare le persone, che soprattutto non sono abituate, perché generalmente le persone sono abituate ad essere chiamate ogni 5 anni per andare a votare, no? E quindi per delegare, in questo caso si tratta di decidere ed è molto importante. Il fatto che vedevo nella slide fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, legandolo al fatto che siamo quasi a metà luglio e che deve essere deciso entro novembre, sono tempi molto stretti, per cui forse come quando si fanno i progetti, anziché partire su tutte e 4 le fasi, non si poteva cercare di semplificare in modo che si dovevano sì vagliare in qualche modo i progetti da decidere e mettere assolutamente a votazione, come dicevano anche molti cittadini, di tutti, non delle associazioni, non di quelli che hanno lasciato l'indirizzo email. Cioè io vorrei che a votare fossero chiamati tutti quelli di Zona 9, uno per uno, non soltanto quelli che hanno dato l'adesione stasera nel Consiglio di Zona. Ovviamente, come altri hanno anche osservato, 1 milione di euro in una zona. Abbiamo visto che l'investimento in conto capitale per le metropolitane, per l'ATM, per i trasporti, era 450 milioni, che più o meno fa un 5 milioni a zona. Quindi se si deve decidere, al massimo si può decidere, ad esempio in questi termini, per avere l'entità di quanto sono grossi gli investimenti, di 50, ok, quindi praticamente possiamo decidere non le 4 ruote di un treno, ma l'asse di un mezza ruota. Per cui diciamo è una cifra irrisoria guardandola, però non scoraggiamoci, perché la partecipazione, diciamo, è quella che bisogna allenare e ovviamente dargli validità. Un'altra critica che mi sembra di osservare, sempre per la fase di progettazione, sì, era proprio questa la slide, in cui si parla primo incontro, cioè fate bene a farlo in più zone della zona 9, però guardate che sarebbe stato più ovvio fare 3 incontri in tutte e 4 o 3 quelle zone, cioè che noi ne facciamo uno oggi in consiglio di zona, un altro ad Affori, l'altro a Porta Garibaldi, l'altro in Bicocca e l'altro in Dergano Bevisa, sa veramente di molto dispersivo. Quindi capisco che i tempi sono stretti, però fatto in questo modo è veramente
Non voglio usare una parola brutta perché non ho rabbia nei confronti di questo metodo, mi dispiace soltanto il fatto che ci sia così poco tempo per organizzarlo, però veramente molto dispersivo, cioè non avremo la partecipazione perché abbiamo a disposizione pochi incontri in zone disparate e in più si pretendono varie fasi, quindi c'è una fase 1 di brainstorming, la fase addirittura di coprogettazione, cioè non è che è facile farlo entro novembre, per cui io vi inviterei se possibile a cercare di rendere più efficace, diciamo, tutta la progettazione. Grazie. Grazie.